prevederlo. È solo un computer, non un dio. Per quel che ne sappiamo, è tutta opera sua. Ne dubito molto. Cosa può spingere i Novata? Quello è... Facciamo finta di non aver visto niente. Allora, sbrighiamoci ad andare. Bene, hangar, arriviamo. Come razzo era il numero della postazione? R73-4PL. Fai sul serio? Sempre. Sei la mia nuova persona preferita, bicipiti. Io sono Groot. Nah, scherzavo. Eccola dov'è. Vieni da papà. 4PL. Fatto. Ok, l'hangar è libero. Allungo le passerelle e... razzo! Che c'è? Non si aprono gli ormeggi. Questi idioti ci hanno messo in isolamento. Riesci ad annullarlo? Sarebbe un granché come isolamento. Posso tenerla in posizione e riscaldare i motori, ma gli ormeggi vanno rilasciati manualmente. Ok, aprite gli ormeggi e non morite. Fedeli, convergete nell'hangar centrale. Nessuno sfugge alla sua luce. Tu pensa agli ormeggi, Peter. Li teniamo lontani noi. Stai facendo progressi, Peter Quill. Faccio da mio... Come faccio ad aprire questi affari? È dentro un manuale di istruzioni. Sparati, che cacchio. Raz, tienili lontani da Peter. Va bene, va bene. Sono di iridio nominato a freddo, ma le giunture dovrebbero essere deboli. Ok, colpire gli ormeggi, posso farlo. Fai un discorso di incoraggiamento proprio qui. Pensaci tu, Cabana! Non hai alcuna speranza! Prova il punto in cui si agganciano e sparati! Occhio dove sparate! Aprite voi la carrozzeria! Vuoi pensare ad accendere quel motore? Come faccio ad aprire questi affari? Mi sembra un manuale di istruzioni! Sparagli, che cacchio! Sarebbe tanto levarsi di torno! Perché non glielo chiedi? Sono di iridio nominato a freddo, ma le giunture dovrebbero essere deboli! Ehi, Rocket! Mi metteresti qualche brano dalla Milano? Sembra forse la priorità un momento! Prova il punto in cui si agganciano e sparagli! Pronto a distruggere tutto!
Ordinate. Nella tua console. Subito. Mower, arriviamo. Spazioporto ai confini dello spazio conosciuto e sede del miglior mercato nero dell'universo. E spaghettini eccezionali. Pensate mai al tizio che l'ha trovato e ha detto: oh guarda, è la testa mozzata di un celestiale. Facciamoci dei buchi per viverci dentro. Volevano il tessuto cerebrale. Molto raro, molto prezioso. Il mercato è arrivato dopo, con gli spaghettini. Sei certo che questo cosmo sia affidabile, Peter Quill? Assolutamente, è il capo della sicurezza. Sono Nowhere. E quindi ha a che fare molto spesso con i Nova Corps. Fidatevi, vorrà sapere degli eventi sulla roccia. Che fanno lì dietro? Intrallazzando, direi. A mai più rivederci, sfigati! Rocket e Groot ci hanno davvero lasciati? Sì. Così pare. Sappiamo dove sono andati? Non lo so, e sospetto che il mostriciattolo non l'avrebbe rivelato. Sembrava più nervoso del solito quando hai richiesto la sua abilità manuale. Sì, era molto arrabbiato. Ok, fatti voi. Intanto parliamo con Cosmo e poi usciamo a divertirci un po'. Serio? Come ho detto, è un vecchio amico. E probabilmente sa già cosa sta succedendo. Devo solo confermare le voci. Magari ci darà una ricompensa. Hai avuto a che fare con questo cosmo, Sicario? Che mi dici di Rocket e Groot? Che ti dico? Ce ne sono andati loro. Cosa devo fare? Inseguirli e implorarli di tornare da noi? Dovresti scusarti. È il tuo consiglio? Non serve che le scuse siano sincere. Sì, se lo dovessimo rivedere. Grosso se, tra l'altro. Ma se succede, potrei forse considerare l'idea. Comunque, intanto diciamo a Cosmo tutto quello che è successo. Poi avremo tempo per pensare a come gestire Rocket. Se Rocket non tornerà indietro, ci servirà un piano di riserva per liberarci del tracciato. Che? Non abbiamo speso i nostri guadagni illeciti. Potremmo pagare la multa. Come si trova questo cosmo? Andiamo alla sua torre, dall'altra parte del mercato. Da lì tiene tutto sotto controllo. Ehi, devo parlare con Cosmo. È nella sua torre? Sarà bello rivedere Cosmo. Mi è mancato quel cagnolone. Quando è che l'hai conosciuto? Era anch'esso prigioniero dei Chitauri? No, l'ho conosciuto qui, quando era ancora nei Ravager. Ladri e assassini disonorevoli. I Ravager si sono rivelati utili durante la guerra. Lasciamo i nostri brutti trascorsi nel passato. Siamo i buoni adesso. Già, eroi a noleggio, che nessuno vuole noleggiare. Magari Cosmo ha una missioncina da affidarci. Potremmo anche uscirne più ricchi di prima. Occhio alle vostre cose. I locali hanno le mani lunghe. Non so se mi spiego. Vittorio, indovini anche sulla Terra, Peter Quill. Gli aruspici di Katat non hanno potuto prevederne la fine. Prevedere le azioni di Thanos era impossibile. Il titano pazzo. Mantis, cosa ci... Hai ancora tutti quegli impulsi suicidi? Cosa? No! E
detto che non volevi far parte di una squadra. Ciao. Spamlord, giusto? O era Rockstar? Star-Lord. È vero, dimenticavo quale versione ho conosciuto. Hai già fatto quella cosa. Si può sapere di quale cosa sta parlando? Non ne ho idea. Ciao, non so se ci conosciamo. Sono... Oh, no. No, no, no. Non è... Oh, no. No, sta mentendo! Cioè... No, razzo. Dove i codati mettono radice? La promessa infranta di una casa sarà ricucita. Ricorda. Mantis, stai bene? Oh, ehi, Gamora! Sembri molto meno depressa. Grazie. È normale, è sempre strano la prima volta. Madonna celestiale! No, razzo! Qui là, ragazzi. Non dovresti essere in questo luogo. In realtà sono precisamente dove dovrei. Credo. No. Sì, è qui che devo essere, o dovevo essere. C'è bisogno di me, e come? Aspetta, voi che ci fate qui? Non puoi continuare a fuggire dal santuario, non è sicuro! Ci sono... dei segnali nella galassia. Quando è che non ci sono segnali nella galassia? Sì, ok. Se devi continuare a fare quella faccia. È stato un piacere rivederti, Gamora. Starcoso, Bieco Verde. Ok, ciao. Allora, Gamora, quindi tu e Mantis vi conoscete? Vagamente. Ok. Sei piuttosto elusiva, donna. Aspetta, donna, è il modo migliore in cui mi hai mai chiamato. L'ho promesso a Peter Quill, ma non cambiare discorso. La donna insetto ti ha imbarazzata. Non volerne parlare è un tuo diritto. Ah, io... ti ringrazio per le tue parole, Drax. Devo allontanarmi. Qualcosa non va? Non sono affari tuoi, Peter Quill. Non aspettatemi. Che cavolo ha? Drax! Sta attento, Star-Lord! Sta attento tu, brutto coso rosso! Ma l'hai visto quello? Gamora! Gamora! Mi tocca andare da Cosmo da solo. Spero che Cosmo sia al lavoro. Ponte chiuso. Allontanarsi. A me non sembra chiuso. Vedi, tuta. Sicurezza di Nowhere. Super ufficiale. Allontanarsi. Veicolo, veicolo. Devo assolutamente vedere Cosmo. Cosmo non in torre. Lui là fuori, Star-Lord. In vicolo. Aspetta, come sai il mio nome? Vai, o finisci in prigione di Cosmo. Scegli.
Cosmo? Ci sei? Cosmo? Certo, tutto normale. Cosmo è di sicuro in questo labirinto di roba cerebrale putrefatta. Ok, devo solo trovare Cosmo. Poi posso pensare agli altri, se riesco a trovarli. Peter, c'è qualcosa più avanti. Ma non ti dico di cosa si tratta, perché fare la disinteressata mi rende misteriosa. Cosmo? Sei tu? Io odio i labirinti, soprattutto se fatti di cervelli. Ok, fai un respiro. Un respiro profondo. Io sono Groot. Smettila di trattarlo bene! Razzo! Ti farò venire un infarto. Guarda un po' che abbiamo qui. Attento, Star-Lord. E che ci fa un piccolo lurido terrestre da queste parti, Rosson? Si nasconde, ecco cosa, Garek. Già, sempre a nascondersi stanno. Lo sanno tutti che i terrestri sono mingarlini. E molto saporiti. Se ti piacciono, io lo assaggerei. C'è la taglia. Ehi, ragazzi! Non è che sapete indicarmi l'ufficio di Cosmo, per caso? Ho la netta sensazione che stiate cercando qualcuno di origine terrestre. Vi capisco, davvero! Noi terrestri siamo tutti uguali. Non come voi altri, che siete decisamente diversi. Vai al punto, terrestre! Il punto è che io posso aiutarvi a trovare la persona che cercate. È vero, sembrano tutti uguali. Solo che questo ha una parola sulla schiena. Come dice la taglia. Cos'è che hai scritto lì dietro? Io amo Nowhere? Oh. O forse c'è Star-Lord. Cambia poco. Adesso! Ci pagano per menare un terrestre con delle parole sulla giacca. Un sacco di persone hanno la giacca. Sì, ma la signora vuole proprio te. Quindi muoviti a morire. Aspetta. Lady El lo voleva vivo o morto? Lady El? Qualunque cifra vi offra lei, io vi do il doppio. Ah, non si scherza con Lady El. Il triplo? La triplico? Te la fa sotto, Rosso. Possiamo parlarne, basta! Ti farà mangiare dalle sue bestie! Pensata di cavalcatura terrestre! Per caso qualcuno ha portato da bene? La sua bocca si muove più di quelle scarpe a molla! Ok, 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 ok. Sì, 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 time out. Cavolo, che fatica. Ragazzi, mi sembra chiaramente uno scontro alla pari. Credici,
Siamo totalmente invincibili. Oh, beh, allora... Merda. Però siamo tutti professionisti, no? Forse possiamo trovare un accordo. Peter, attacca ora! Dobbiamo riuscire a separarli! Separali prima di attaccare, Peter! Come sono felice di vederti! Questa da dove è uscita? Ciao, scudo! Ci seguono da quando siamo atterrati su Nowhere! Perché se la prendono solo con me? Spaccagli Leos! Ora che non può reagire! La polvere al tempo! Pazzesco! Arrivano gli zombie spaziali e dei ragazzi devono sconfiggerli. Figurati se non se lo dimentica. Ma quando ti chiedo se hai preparato il pranzo o vuoto totale? Starò attento, ma come sempre. Aspetta un attimo. Ti devo parlare di una cosa, qualcosa che vorrei darti. $20? Non esagerare. Diciamo che è un regalo da parte di tuo padre. È di sopra, sul mio letto. Prendilo mentre io finisco qui. Lo apriremo insieme. Non hai aspettato? Sai cos'è il tuo diritto di nascita? È parte di te come... il nome. Prima che tuo padre se ne andasse,
Ah, mamma! So che è assurdo, non mi hai mai creduto, ma qualcosa è cambiato. E ora più che mai devi fidarti di me. Ti aiuterà. Wow. Piano, cowboy. Erano di tuo padre. Credevo servissero a proteggere noi. Ma saranno dei fermacarte. Tuttavia, se basteranno a farti capire chi sei, beh, faranno un ottimo lavoro. Proteggerci da cosa? Tuo padre non era solo di un altro pianeta, Peter. Era importante, così tanto da avere dei nemici. E che genere di nemici? Non ti so rispondere. La sua gente era in guerra. E sapeva che se fosse rimasto qui, la guerra lo avrebbe seguito. Così ha fatto una scelta. Rinunciare alla sua vita per il suo popolo. Tuo padre voleva proteggerci. Fino ad oggi ha funzionato. Ma è in arrivo qualcosa. Loro ci osservano. Mamma, se ti andava così tanto di giocare, bastava dirmelo. Spero di sbagliarmi. Seriamente. Ma in quanto figlio di un re su qualsiasi pianeta, sei destinato a essere preso di mira per tutta la tua vita. Sei coraggioso. Ma devi essere astuto. Potresti trovarti nei guai. Faccio uscire Kubrick. Arrivo. Più. Che figo. Oh, man.